Castellano. Sì, a posto. In prima media frequentavo la scuola Corrado Alvaro. Era molto bella, grande e spaziosa. Mi piaceva molto stare in quella scuola ed ero anche felice di passare tutto l'anno scolastico lì. Quando all'improvviso in un giorno d'estate, in attesa di andare in seconda media, ci comunicarono che quella scuola doveva essere abbattuta per poi essere ricostruita e che ci dovevamo trasferire in un'altra scuola. Da quel momento fino a quando ho iniziato la seconda media in quell'altra scuola, mi è venuta l'ansia perché mi sono resa conto che sarebbe stata diversa. Mentre adesso che sono in terza media, ogni volta che passo dalla mia vecchia scuola provo un senso di dispiacere nel guardarla, perché da anni è lì abbandonata e attende di essere ricostruita nuovamente. Mentre il sindaco se ne frega e non pensa quanto sia importante l'istruzione scolastica, perché se ci avesse pensato la scuola sarebbe ricostruita e saremmo felici di ritornare e di correre liberi nella nostra bella e amata scuola. Scusi,
alla gratitudine per aver accettato il nostro invito, vorremmo anche esprimere però il nostro rammarico e la nostra preoccupazione di genitori. Quando da adolescenti frequentavamo la scuola, avevamo già la convinzione che il sistema scolastico dovesse migliorare. E così è stato dal punto di vista della didattica. Infatti, oggi ci ritroviamo ad avere una scuola più moderna, basata su nuove metodologie e sull'importanza della centralità degli alunni. Ma gli immobili all'interno dei quali vengono svolte tutte le attività scolastiche e viene esercitato il diritto allo studio sono sempre gli stessi. Anzi, c'è da aggiungere che i nostri figli non ce l'hanno proprio una scuola. Paradossalmente, il nostro sogno di avere scuole nuove, strutturalmente sicure, spaziose, accoglienti e inclusive per tutti gli studenti corrisponde allo stesso sogno dei nostri figli, con la differenza che oggi potrebbe essere realizzato grazie ai finanziamenti che negli ultimi anni sono stati concessi al nostro territorio e che in parte sono già stati versati nelle casse dell'amministrazione comunale. Sapere che tali finanziamenti non sono ancora stati utilizzati e che rischiano di andare persi ci mortifica come cittadini e ci lascia delusi e amareggiati nei confronti di chi ha il potere di far sì che questa scuola possa essere realizzata e non è in grado di sbloccare la situazione. In tutto questo, la parola che più ci preoccupa e ci spaventa è ormai, perché ormai è l'espressione utilizzata di chi si è già arreso, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci. Ecco perché siamo qui. Ci siamo incontrati per chiedere informazioni circa lo stato della pratica che riguarda la demolizione e ricostruzione della scuola media Corrado Alvaro. Le notizie certe che abbiamo avuto sono state la necessità di apportare delle integrazioni, poiché il progetto in prima istanza era stato bocciato, e che come da lei, signor Sindaco, riferito durante uno di questi incontri a fine gennaio è stato nuovamente presentato un progetto accompagnato da modifiche e integrazioni come richiesto. Ci siamo dati appuntamento circa ogni 15 giorni, ma di fatto sia noi che lei l'unica risposta che abbiamo ricevuto è stata la certezza che questo progetto è ancora fermo con le quattro frecce presso gli uffici dell'ex Genio Civile. Tant'è vero che oggi, 8 maggio 2023, non abbiamo avuto alcun riscontro sull'evoluzione di tale pratica. Per questo motivo, dopo tutto questo tempo, pur conoscendo ma assolutamente non comprendendo le lungaggini burocratiche, ci sembra lecito domandare, informarci e chiedere soprattutto come mai. A questa domanda se ne aggiunge un'altra, poiché tutti abbiamo letto un articolo pubblicato in data 13 marzo 2023, nel quale si fa riferimento ad una determina per l'assegnazione di una verifica preventiva di interesse archeologico nel sito di costruzione. È comprensibile pensare che l'iter burocratico sia cambiato negli anni e che nonostante stiamo parlando di un'area dove già nei primi anni 70 si è scavato, costruito e ovviamente nulla di interesse archeologico è stato rinvenuto, noi capiamo che se una regola c'è deve essere rispettata. Però abbiamo poi scoperto che per la scuola dell'infanzia di via Trieste non è stato ritenuto necessario avviare la medesima procedura e vorremmo sapere come mai. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che le due strutture si trovano a pochi passi l'una dall'altra, infatti sono due istituti posti proprio uno di fronte all'altro. Quindi noi parliamo da genitori e da genitori non conosciamo i tecnicismi che muovono questi progetti ed è per questo che poniamo delle domande, ma vogliamo specificare che queste domande non sono sollevate dalla nostra curiosità. Sono sollevate dall'esigenza di tutelare gli interessi dei nostri figli, ma non solo dei nostri figli oggi, dei figli di tutta Siderno. Noi oggi siamo qui non siamo qui per chiedere il diritto allo studio, come qualcuno ha erroneamente detto, perché
I nostri insegnanti, il diritto allo studio dei nostri figli lo garantiscono in maniera egregia tutti i santi giorni. Svolgono attività didattiche in quantità e soprattutto attività didattiche di qualità in un'ala oggi a loro riservata all'interno dell'Istituto Tecnico Marconi, che vogliamo con l'occasione ringraziare per l'ospitalità. Ma con la speranza che questa ospitata sia più breve possibile, perché vorrebbe dire che noi abbiamo di nuovo la nostra scuola. Pur non avendo molti spazi a disposizione, i nostri ragazzi si sono distinti all'interno di competizioni nazionali, portando lustro sia alla nostra scuola che a questo paese. Quindi noi vorremmo non soltanto immaginare dove questi ragazzi potrebbero arrivare se avessero la possibilità di fare fruttare un finanziamento di quasi 5 milioni di euro. Noi oggi siamo qui a chiedere a lei, in quanto sindaco, in quanto primo cittadino, e quindi la nostra figura di riferimento è lei, in quanto figura di riferimento e di raccordo tra noi che siamo i cittadini e tutti gli altri gradi della pubblica amministrazione, di garantire ai nostri ragazzi, che sono i suoi piccoli cittadini, di non perdere l'occasione di poter godere di una struttura sicura, adeguata e moderna, con tutti gli strumenti necessari a favorire il percorso di studi e di apprendimento che l'istituzione scolastica potrà avere con i finanziamenti del PNRR. Noi siamo qui non per augurarci una sua fattiva collaborazione, perché noi siamo sicuri che lei questa collaborazione, come in passato ha già fatto, ce la concederà, ma per ricordare a lei e a tutte le istituzioni che questo finanziamento ha una scadenza e che per tale motivo le chiediamo di poter avere una risposta nel più breve tempo possibile, possibilmente entro questa settimana. Perché è corretto dare la giusta priorità ai ragazzi, che sono il futuro della nostra società, e non possiamo farli crescere con l'idea che ci siano ragazzi di serie A e ragazzi di serie B, perché tutti devono avere pari diritti. Allora, innanzitutto buongiorno ragazzi, e mi dispiace solo che non abbiamo una sala del consiglio, comunque una sala abbastanza capiente per farvi entrare tutti, però forse meglio, perché le manifestazioni di piazza rendono di più, sono più efficaci, e grazie, voi avete detto grazie a me della partecipazione, io dico grazie a voi genitori in primo luogo, ovviamente grazie a voi ragazzi, grazie insegnante, grazie dirigente, perché con questa vostra azione oggi voi avete rafforzato la nostra di azione, perché dov'è Francesca? Non la vedo, Francesca che prima ha letto la... no, Francesca, la studentessa, volevi tu, eccola Francesca, il sindaco non se ne frega, il sindaco è qui, ha fatto la manifestazione con voi, per voi e soprattutto per noi, sapete perché? Perché ovviamente io pure sono, oltre che sindaco, sono una mamma, ancora la bimba fa le scuole elementari, ma poi avrò lo stesso problema. Allora io veramente vi devo ringraziare, perché purtroppo è vero, ci sono state delle lungaggini non dovute a noi, perché non siamo noi che gestiamo il progetto, anzi chi vi parla, lo voglio sottolineare per far capire quanto ci tiene a questo progetto, a questo finanziamento, a questa demolizione e ricostruzione ovviamente, perché i soldi erano quando io ero assessore regionale, cioè di fatto era la giunta di cui io facevo parte come assessore regionale al bilancio, ha mandato questo finanziamento, quindi ci tiene più di ogni, io personalmente, oltre che come sindaco, ma come persona, ci tengo più che ogni altra persona, ve lo posso assicurare. Allora ragazzi, io vi posso dire questo, che questa mobilitazione oggi, e mi auguro tanto, visto che ci sono tante riprese, però di alcuni pezzi, perché li voglio mandare al genio civile, li voglio mandare alla regione, li voglio mandare all'assessorato all'istruzione, che però devo ringraziare, perché purtroppo è vero,
qua in mezzo a voi ci sono tanti tecnici, oltre che genitori, ci sono dei genitori tecnici e sanno che cosa vuol dire oggi lavorare purtroppo con il genio civile, in particolar modo con il genio civile di Reggio Calabria, che ha avuto dei problemi. Oggi addirittura è senza locali, infatti sta lavorando in smart working. Però nonostante tutte queste difficoltà, da novembre dello scorso anno stiamo cercando di, noi sollecitando e loro con un occhio di attenzione, questa pratica. Infatti dal 24 di gennaio che è stato ripresentato questo progetto, sono state, diciamo, hanno lavorato, perché voi dovete immaginare che ci sono tanti elaborati, perché è una struttura innovativa, è una struttura nuova, tipo l'asilo di Locri, non so quanti l'avete visto, quindi con molto legno e meno cemento armato, ovviamente in piena sicurezza, ed essendo appunto innovativa ha dei calcoli strutturali particolari. Oggi ci hanno chiesto, non a noi, vabbè, progettisti, io parlo con noi perché ovviamente me ne assumo sempre la responsabilità, hanno chiesto delle integrazioni informali che era un venerdì, lo ricordo benissimo, di fine aprile, 26-27 aprile, e noi i progettisti hanno mandato queste integrazioni in maniera ufficiosa, perché voi dovete sapere che se per due volte viene bocciato lo stesso progetto non si può più ripresentare. Quindi ci sono venuti incontro. Oggi, adesso il 5 maggio, ho qui la PEC del genio civile, hanno chiesto finalmente ufficialmente le integrazioni, perché vuol dire che andavano bene quelle che i progettisti hanno inoltrato. Tra oggi e domani, perché aspettavano uno dei vari progettisti che venisse da Copenaghen, verrà integrata la parte anche strutturale, e quindi se tutto va bene, dov'è Francesca, la mamma dei genitori, a questo punto noi entro questa settimana potremmo avere l'autorizzazione. L'autorizzazione significa che finalmente può ripartire tutto quanto l'iter dalla demolizione alla ricostruzione. Non vi nascondo però una cosa, perché io sono abituata a dire sempre la verità. Non so quanti di voi, ovviamente voi ragazzi no, però i genitori che sono tecnici lo sapranno. Da poco è stato approvato un nuovo preziario, cioè significa che il progetto che è stato presentato dovrà essere riaggiornato nella parte economica. Quindi ci potrebbero essere delle variazioni di prezzo. In quel caso infatti io sono già organizzata nella prossima settimana, appena abbiamo l'autorizzazione, a chiedere l'ulteriore integrazione alla regione per essere sicuri, per poter portare a compimento questo bellissimo nostro progetto. Quindi ragazzi, veramente grazie ancora del vostro supporto, e soprattutto mi fa piacere che avete corretto, perché stavano circolando un po' delle cose ingenerose, che era stato intaccato il diritto allo studio. Il diritto allo studio non è intaccato, i vostri insegnanti sono fantastici e lavorano benissimo, e infatti si vede, perché tutte le varie, ogni volta voi siete comunque oggetto di veramente di compiacimento. E allora a questo punto ragazzi, continuiamo così, voi ci date la forza, noi la diamo ovviamente a voi, e ovviamente con una rappresentanza la prossima settimana, anzi pure questo fine settimana avrete nostre notizie, perché vi ripeto, se tutto va bene l'autorizzazione del genio civile potremmo averle questa settimana, e quindi riuscire a continuare con tutto l'iter. Manifestazione fortunata, speriamo. Buon rientro ragazzi, buon studio. Buongiorno ragazzi, professori e genitori, grazie infinite per questa bellissima manifestazione. Quando si dice comunità educante, ecco, anche questo, perché noi trasmettiamo un messaggio importante ai nostri ragazzi, che tutti quanti siamo attenti e siamo, come dire, ci rendiamo conto dell'importanza dello studio. Non è intaccare il diritto allo studio, ma non vorrei più vedere i cartelloni, ci sentiamo abbandonati, perché non siete abbandonati. Ci sono i docenti, ci sono io, c'è il sindaco che ci ha dato la sua parola, che continuerà a lottare per tutti noi. Quindi in bocca al lupo a tutti, buon rientro, e grazie ancora infinitamente a tutti voi.
Noi vogliamo la demolizione e la ricostruzione della nostra scuola in tempi brevi, perché nel 2018 è stato finanziato un progetto di 4 milioni e mezzo per la demolizione e la ricostruzione, ma oggi, 8 maggio 2023, siamo ancora all'anticamera della realizzazione dell'opera, perché il progetto è ancora fermo al Genio Civile e quindi noi abbiamo il timore che diventi una incompiuta, come tante incompiute della nostra regione. Dicevamo, noi oggi ci siamo riuniti per riportare all'attenzione questo progetto che rischia di scadere, quindi noi rischiamo di perdere un finanziamento di quasi 5 milioni di euro e sarebbe veramente un peccato, perché noi sappiamo che quanto la scuola per i ragazzi, specialmente in un territorio come il nostro, sia importante. Voglio precisare che c'erano anche degli ex alunni di questa scuola media che oggi hanno deciso di non entrare a scuola e di manifestare insieme a noi, perché loro hanno vissuto proprio il trasloco, hanno vissuto l'inizio di questo percorso alle scuole medie all'interno di una scuola e poi sono stati spostati all'interno dell'Istituto Marconi, che noi per carità come genitori ringraziamo per l'ospitalità. Però ecco, noi siamo comunque degli ospiti, noi vorremmo avere la nostra scuola, vorremmo avere le nostre aule, i nostri laboratori. Di fatto siamo fisicamente limitati in tutta una serie di operazioni. Qualcuno parlava di negazione di diritto allo studio, questo è impreciso perché in realtà i nostri insegnanti non hanno sempre comunque continuato a lavorare con la stessa passione e con la stessa dedizione di sempre nei confronti dei nostri ragazzi, quindi i nostri ragazzi il diritto allo studio lo esercitano pienamente, eppure avendo queste limitazioni hanno vinto comunque delle competizioni a livello nazionale, quindi si sono distinti. E noi, ecco, questo chiediamo. Nella lettera noi parlavamo di alunni di serie A e alunni di serie B. Dal punto di vista della possibilità di godere delle strutture, di una tecnologia nuova, perché soprattutto venendo da una pandemia, noi sappiamo quanto è importante anche avere delle tecnologie a supporto dello studio. I nostri ragazzi oggi lavorano con l'OLIM, ma magari abbiamo delle carenze di laboratori, abbiamo delle carenze anche di rete internet, e quindi insomma avere una scuola, riuscire ad utilizzare un finanziamento di questa portata per creare una scuola veramente moderna, una scuola che riesca anche materialmente ad andare a integrare e a supportare quelle che sono le didattiche che i nostri professori già utilizzano.